E quindi ora proveremo ufficialmente a non bagnarci sull'attrazione più bagnata di Cinecittà World. Oh, ma si è alzata qui la discesa, ma non era così alta. Oh, oh! Oh no, hanno premuto il bottone, quella sarà la nostra condanna. Benvenuti a Cinecittà World per la stagione 2024. Non venivo qui a Cinecittà ormai da febbraio e sono molto curioso di visitare il parco appunto per questa nuova stagione. E quindi l'obiettivo di oggi sarà quello di girare il parco in modo abbastanza approfondito. Ovviamente andremo a provare tutte le attrazioni del parco e tutti i nuovi show che sono arrivati appunto per questo 2024. Oltretutto oggi siamo entrati dopo pranzo perché rimarremo qui al parco anche per vedere lo show finale. Quindi mettetevi comodi ed iniziamo la nostra visita di stagione a Cinecittà World. Faccio notare che il parco sta continuando a verniciare quelle che sono le mani dell'ingresso. È ovviamente un inizio. Già dall'ultima visita avevo notato che qualcosa anche a livello scenografico stava iniziando a cambiare. Il fatto che il parco da febbraio abbia continuato a lavorarci mi fa assolutamente ben sperare. E vi faccio già notare che il parco sta inserendo delle macchinette appunto per caffè, bevande e snack vari. Ed una è proprio qui dietro. E di là in zona Roma il parco ha anche spostato quello che è il Golden Goal, una di queste attrazioni appunto dove potete andare a giocare. Era nella Main Street, ma devo dire che sta meglio lì. Noi invece ora andiamo da quest'altra parte perché iniziamo la giornata proprio con uno show. Ossia Sognando Hollywood, che è uno show che fanno al Teatro 1 e sono molto curioso di vederlo. Abbiamo visto Sognando Hollywood qui al Teatro 1 e devo dire che è probabilmente uno dei migliori show che ho visto qui a Cinecittà, con sempre una buona storyline alla base. Ma a me quello che piace di questi show è sempre quell'umorismo che c'è alla base. E poi devo dire che il presentatore di Cinecittà è troppo forte e non so come faccia a coprire sempre tutti gli spettacoli. Ora però, dato che siamo in vena di show, continuiamo con lo stunt show di Cinecittà. Ma dato che è di strada, ne approfittiamo per farci prima un giro su uno dei miei family coaster preferiti, ossia Inferno. Take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine now. Wow, che spettacolo Inferno! È assolutamente la mia attrazione preferita del parco. Poi da quando hanno riattivato all'interno tutti gli schermi è veramente tornata al 100% ed è davvero super divertente. Una tappa obbligatoria se venite a Cinecittà World. Ok, ora andiamo ufficialmente all'Arena Stunt a vedere Scuola di Polizia. Sono molto curioso di vedere se è cambiato qualcosa. Abbiamo ricevuto una soffiata e i pericolosissimi criminali vogliono venire a derubare la nostra banca. Rido di fronte alla minaccia perché noi abbiamo il nostro cecchino, il nostro occhio di falco, il tenente Cinzia, che sta dormendo.
Appena finita questa nuova versione dello stunt show di Cinecittà World, in realtà non è stato completamente modificato, ma qualcosa è cambiata e assolutamente si conferma un ottimo spettacolo. Ed è assolutamente bellissimo che il parco continui ad investire su questo tipo di show, che secondo me è perfetto per un parco a tema e per un parco divertimenti. L'unica nota negativa rimane la mancanza della tettoia sopra gli spalti, perché ovviamente essendo in metallo con questo sole durante l'estate davvero fa molto molto caldo. Lo spettacolo lo fanno alle 13, alle 16, ma anche alle 20, e assolutamente vi consiglio vederlo di sera perché è molto molto bello con le luci. Noi però, come vi dicevo, questa sera abbiamo appuntamento per un altro show. Ora però, prima di passare nella zona west, ci facciamo anche un giro su Volarium, perché sono molto curioso di vedere un po' in che condizioni si trova. Ma intanto vi faccio notare che il parco ha sistemato anche i vari cartelli che ci sono nel parco, e guardate che anche qui ci sono delle macchinette, le hanno messe davvero in molti punti. E quasi dimenticavo di farvi vedere che qui hanno tolto finalmente la vecchia MSC bellissima, che poi in realtà era stata trasformata prima per Halloween e poi addirittura nel Titanic. Devo dire che così è totalmente un'altra cosa, e finalmente l'uscita di Volarium è pulita. Vi raggiungo subito. Eccomi qui, io sono a capo del progetto Volarium. Qui sviluppiamo una nuova generazione di cibo, la tecnologia grazie alla quale non guarderete semplicemente un film, ma vi entrerete all'interno. Usciti da Volarium e finalmente senza MSC bellissima di mezzo, devo dire che ora il video si vede molto meglio rispetto alle ultime volte, in cui davvero era abbastanza sgranato e dava quasi fastidio agli occhi. E sapete come la penso riguardo Volarium? Assolutamente un'attrazione unica in Italia da non perdere se venite qui a Cinecittà World. Ora però, con questo caldo, è assolutamente arrivato il momento di andare a bagnarci e appunto di andare a fare Actium, lo spill water di Cinecittà World. Ma intanto ne approfitto per ricordarvi che cliccando il link qui sotto in descrizione, oppure andando sul sito del parco ed inserendo il codice sconto Plurimum, potete accedere ai biglietti scontati per venire al parco. Ben 5 euro di sconto per i biglietti di Cinecittà World e 3 euro di sconto per i biglietti di Aqua World e di Roma World, appunto gli altri gate di Cinecittà. Il parco acquatico ed il parco dedicato all'antica Roma. E quindi ora proveremo ufficialmente a non bagnarci sull'attrazione più bagnata di Cinecittà World. E non smetterò mai di dire che la tematizzazione che circonda qui la zona di Actium, appunto dell'antica Roma, è spettacolare. E il parco ha anche dato una rinfrescata al tempio, dove appunto c'è il ristorante. Brava Cinecittà, sono dei piccoli miglioramenti, dei piccoli ritocchi, ma che assolutamente fa super piacere vedere all'interno del parco. Oh, ma si è alzata qui la discesa, ma non era così alta! Oh, oh! Oh no, hanno premuto il bottone, quella sarà la nostra condanna! Ok, appena scesi da Actium, è sempre divertentissimo, e per fortuna non hanno nemmeno premuto il bottone, quindi non ci siamo bagnati. Ora però entriamo a Spaceland per andare a fare Altair, ossia 10 Inversion Coaster della Intamin, appunto il coaster con più inversioni in Italia.
appena scesi dal tir, sempre uno spettacolo. Poi farlo in prima fila rende sempre tantissimo. Assolutamente da fare se venite qui a Cinecittà. E poi oggi l'ho sentito anche particolarmente fluido. Il nostro obiettivo ora è la Drop Tower indiana e quindi saliamo a bordo di quella che secondo me è la Drop Tower più potente d'Italia. Oh no, come non detto, hanno appena chiuso Indiana, siamo arrivati noi, però stanno facendo solo un piccolo controllo di manutenzione, quindi forse riusciremo a farla tra poco. E allora intanto ne approfittiamo per andare a fare Jurassic World, sempre qui in zona Adventureland, dove Cinecittà ha anche aggiunto delle altre statue. Wow, devo dire che oggi sto notando tanti piccoli miglioramenti qui al parco. Anche Jurassic World in buone condizioni. Devo dire che oggi i miei occhiali funzionavano molto bene. Sempre un peccato il fatto che vada un po' fortuna, perché per esempio gli occhiali del mio amico non andavano. Però assolutamente Jurassic World è una bellissima attrazione. Poi all'interno funzionava anche pre-show, come anche a Volarium. Infatti questi due pre-show sono fatti davvero molto bene. Ora però, nel frattempo che sta calando il sole, sta veramente tramontando. Guardate che bella, come al solito, la zona Roma, come diventa davvero spettacolare. Vi faccio notare che hanno rimosso anche Salto Pazzo, ottima scelta Cinecittà World. E come vi dicevo, Aqua World è appunto il parco acquatico di Cinecittà, che da quest'anno ha un ingresso a parte, quindi potete appunto decidere anche di andare solo ad Aqua World. C'è una piscina enorme, appunto la Cinepiscina. Poi è arrivato anche Lazy River, il fiume lento paradiso, e dalla scorsa stagione anche due scivoli, Vortex e Boomerang. Ovviamente all'interno ci sono lettini, ombrelloni e soprattutto anche tante zone per rilassarsi. C'è ovviamente anche il biglietto pomeridiano, oppure potete andare la mattina ad Aqua World e magari nel pomeriggio spostarvi appunto a Cinecittà World. Ora però voglio mostrarvi un altro show, ossia Incanto, show che invece in questo caso è arrivato al Teatro 4. Dispiaciuto, è effettivamente uno show musicale molto particolare. Personalmente ho preferito Sognando Hollywood. Ora però, se vi ricordate, avevamo un appuntamento ben preciso con un'attrazione, ossia la Drop Tower indiana. Quindi andiamo a vedere se ha finalmente riaperto, anche perché tra poco il parco chiude. Ok, siamo appena scesi da Indiana ed oggi l'abbiamo fatta in piedi. L'altra volta in piedi non andava, oggi invece non andava la modalità da seduti, ma appunto solo quella in piedi. Indiana è assolutamente una bellissima Drop Tower e soprattutto davvero potente. Bene, ora però andiamo a continuare e concludere la nostra giornata e serata qui a Cinecittà World nell'altro gate, ossia Roma World, appunto il parco dedicato all'antica Roma. Qui appunto al parco, salvo eventi speciali, non c'è uno show finale, appunto per il serale, show che invece fanno a Roma World. Oggi non avremo modo di concentrarci su tutte quelle che sono le attrazioni e le attività del parco, però se volete trovate il mio video della scorsa stagione molto approfondito al riguardo. Ma come vi dicevo, voglio concentrarmi su quello che è lo show finale che fanno all'arena di Ben-Hur, dove hanno girato appunto il film di Ben-Hur, che appunto è una novità di questa stagione 2024. Ora, dopo aver cenato qui a Roma World con, devo dire, una buonissima cacio e pepe, andiamo finalmente a vedere Roma on Fire. E in questo momento di gloria, quando le trombe risuonano, le bandiere sventolano al vento, l'imperatore saluta il generale che ritorna da una campagna di conquista. E senza uomini come questo generale, l'impero romano non sarebbe che un'ombra svianita nel vento di storia.
Qui oggi celebreremo il ritorno del generale dalla sua vittoriosa campagna e assisteremo a uno spettacolo per onorare il nostro imperatore. E lo spettacolo abbia inizio! Di vedere lo spettacolo Roma on Fire qui all'arena di Ben Hur e devo dire che mi ha stupito, davvero un bello show e sono contento che il parco abbia deciso di sfruttare appieno proprio l'arena di Ben Hur qui a Roma World, perché è veramente pazzesca. Devo dire che hanno fatto un bellissimo lavoro andando ad unire anche quelle che sono le varie esperienze che potete trovare durante la giornata a Roma World, per andare quindi a creare uno spettacolo di quasi un'ora con animali, fuoco e tanto altro. E devo dire che hanno fatto anche un ottimo lavoro a livello di 3D mapping. E ovviamente con Roma on Fire si conclude anche la nostra giornata qui a Cinecittà World. E a Cinecittà World sto notando qualche miglioramento. Ho trovato comunque il parco oggi in forma. Ovviamente sono tutti piccoli cambiamenti, piccoli miglioramenti, che però in un parco come questo, dove comunque negli scorsi anni abbiamo notato sempre qualche problemino, fanno comunque piacere. Significa che il parco ci sta ascoltando e quindi Cinecittà sono molto molto fiducioso. Io ovviamente vi ringrazio per aver visto il video, mi raccomando, ora voglio sapere anche la vostra, quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti anche voi cosa ne pensate. Lasciate tanti like per supportare questa serie di video all'interno dei parchi, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto ed attivate la campanella delle notifiche per non perdervi tutti i nuovi video. Ed io vi ringrazio per aver visto il video e vi do appuntamento ad un prossimo video.